Vedo che siete tantissimi, stiamo arrivando a 370 e oltre partecipanti. Allora, io sono Michela Di Bitonto di Forma SPA e vi do il benvenuto a questo 27° webinar dedicato all'innovazione digitale. Oggi parleremo della gestione documentale, del ciclo di vita dei documenti informatici e della loro efficacia probatoria. E abbiamo con noi cinque relatori oggi, prevalentemente di Agid. Abbiamo Patrizia Gentili, Gaetano Bruno, Cristina Valiante, Pietro Falletta di Agid e la testimonianza dell'INPS di Giuseppe Fucci. Io come sempre vedo che siete tanti, siete già oltre 400. Vi ricordo che questo ciclo di webinar dedicati all'innovazione digitale sono organizzati nell'ambito di una convenzione tra Agid e Forma SPA, Italia Login Servizi Digitali, con l'obiettivo di agevolare il più possibile le amministrazioni nel percorso che devono svolgere di trasformazione e evoluzione verso il digitale. Quindi, come dicevo prima, siamo arrivati a questo 27° webinar e oggi parleremo di gestione documentale, un tema molto importante e delicato. Allora, vi ricordo che potete porre le domande ai relatori tramite la chat, noi le selezioneremo e le porremo ai nostri relatori. E che la registrazione e i materiali condivisi durante questo webinar saranno pubblicati sulla pagina dell'evento, quindi in questa pagina. Oggi modererà questo webinar Alessandra Cornero, che è la responsabile dell'ufficio gestione documentale di Forma SPA, in quanto ovviamente saprà dare sicuramente valore aggiunto al webinar, in quanto anche lei si sta occupando di questo tema. Quindi io mi assento e do la parola appunto ad Alessandra Cornero, che farà l'introduzione al webinar. E modererà anche le domande. Quindi, buongiorno Alessandra. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, ti Spero di sentiamo. Allora, sì. ti lascio la parola. Grazie, grazie Michela. Oggi, come vi ha detto Michela, parleremo di questo tema che si chiama gestione documentale, comunemente noto come gestione documentale, una materia assolutamente molto importante per le pubbliche amministrazioni e che, come sappiamo, non è appunto un argomento nuovo, ma viene da molto lontano e che è stato guidato nel tempo da numerose leggi, da numerosi atti normativi che si sono addirittura stratificati nel corso del tempo, dandoci numerose, forse qualche volta anche troppe indicazioni. Si tratta di una materia estremamente complessa perché si compone e si nutre di vari aspetti tra loro complementari, che si tratta di aspetti archivistici, ma anche giuridici, organizzativi e informatici. E che, nonostante questa complessità, questa importanza e questo grande valore per la digitalizzazione, è da molti purtroppo, per esempio, ancora identificato con il protocollo elettronico, che seppur importante sappiamo essere solo una parte. Nonostante questa importanza, si continua a dare molto peso alla parte tecnologica, trascurando gli altri aspetti che sono essenziali per arrivare a una corretta gestione e conservazione dei documenti. Col webinar di oggi che cosa vogliamo fare? Vogliamo appunto illustrare alcuni di questi aspetti e vogliamo illustrarli con alcuni dei protagonisti appunto di Agid, del gruppo di lavoro, ma soprattutto con coloro che stanno lavorando alacremente alla produzione delle nuove linee guida su questo tema. Sappiamo che Agid ha un ruolo molto importante in questa materia e cominceremo appunto con Patrizia Gentili, che è appunto la responsabile del servizio documentali di Agid, e continueremo con Gaetano Bruno e Cristina Valiante, che ci parleranno appunto della formazione, gestione e conservazione del documento, fino ad arrivare a Pietro Falletta, che invece insisterà su un tema molto molto complesso, che è l'efficacia probatoria del documento informatico. E infine, come sempre nei nostri webinar, abbiamo un'esperienza che in questo caso è quella dell'INPS, l'esperienza della costruzione di un sistema documentale
da parte dell'INPS, di cui ci parlerà il capo progetto di questo sistema documentale, che è Giuseppe Fucci. Quali saranno, appunto, come detto, gli argomenti implicati, le parti, diciamo, della gestione documentale, di questi temi sono tanti. Appunto, non solo protocollo, si deve parlare, si deve capire che cosa intendiamo con i flussi documentali quando parliamo di gestione documentale. Abbiamo temi, appunto, che vanno dalla registrazione di protocollo a quanto riguarda l'assegnazione, la classificazione, la fascicolazione, il reperimento, la conservazione, cioè, tutti i temi che hanno molto a che fare con l'archivistica, ma anche con la parte giuridica e con la parte organizzativa. Il tema tocca anche ovviamente la riorganizzazione dei processi all'interno degli enti, anche questa è una parte molto importante che si nutre sostanzialmente anche di organizzazione. E di tutti questi temi allora parleremo con i nostri relatori e do subito a loro la parola perché sono tanti, pregandoli appunto di mantenere i tempi, di stare nei tempi, se possibile, che abbiamo dato loro e per ora vi auguro a tutti buon lavoro e ci sentiamo nel corso del webinar. Grazie. Adesso Patrizia Gentili. Mi sentite? Pronto? Mi sentite? Mi sentite? Io, pronto? Eccoci. Sì, vai. Ok. Allora, buongiorno a tutti, grazie per la presentazione e grazie soprattutto per aver Grazie. introdotto i temi che sono fondamentali nell'ambito di queste tematiche, ossia il problema dell'organizzazione che è alla base poi di tutta l'attività che riguarda la pubblica amministrazione. E faccio una breve panoramica per ricordare un attimo chi siamo e per che cosa lavoriamo nell'ambito della pubblica amministrazione. L'Agenzia per l'Italia Digitale è un organismo tecnico che opera nell'ambito della Introduzione, sì. Presidenza del Consiglio. Essenzialmente siamo il braccio armato della funzione pubblica. E il nostro ruolo è di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, contribuendo quindi alla diffusione alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione, quindi cercando di indirizzare le amministrazioni nel percorso di attuazione del piano triennale per l'informatica. Piano triennale che appunto è un processo organico di condurre tutti i progetti della pubblica amministrazione su obiettivi comuni, favorendo quindi la trasformazione digitale. E quindi altro compito che noi abbiamo è quello sicuramente di diffondere il più possibile le conoscenze e sviluppando quindi percorsi di miglioramento delle competenze nell'ambito del personale che sta presso la pubblica amministrazione. Ora abbiamo parlato di crescita digitale, quindi ovviamente alle spalle di questa parola esistono degli obiettivi ben concreti che sono quello di coordinare tutti gli interventi che vengono pianificati nell'ambito delle amministrazioni, coordinandoli verso appunto obiettivi comuni, verso strategie che possano essere in qualche modo finalizzate anche al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica in questo ambito. E quindi mettendo a sistema, quindi creando un'unica voce che riesca in qualche modo a razionalizzare le singole iniziative, evitando quindi che ognuno vada per la propria strada.
senza di fatto offrire quindi un valore aggiunto effettivo al cittadino, che non dimentichiamo è poi al centro della nostra attività e del nostro interesse. Quindi dobbiamo anche pensare come obiettivo principale proprio di diffondere la cultura digitale tra i cittadini e, in modo da avvicinarli sempre più a questi servizi che cioè, saranno più moderni e più efficienti. Per arrivare quindi al progressivo, quello che chiamiamo switch off, ossia il momento in cui i servizi che verranno offerti al cittadino saranno solo ed esclusivamente in questa, modalità, innovativa e digitalizzata. Uno degli strumenti fondamentali che noi abbiamo a disposizione, per poter raggiungere questi obiettivi è uno strumento normativo, ossia il codice dell'amministrazione digitale. Il codice dell'amministrazione digitale, o come viene comunemente chiamato ormai il CAD, è una parola che è entrata nel vocabolario comune, è un codice, cioè un insieme organico di norme e disposizioni che vogliono dare un ordine e quindi una regolamentazione all'uso delle tecnologie digitali, stabilendo quali sono i diritti e i doveri sia della pubblica amministrazione che dei cittadini che sono appunto i destinatari dei servizi pubblici. Quindi cercando di sviluppare e di incentivare l'uso delle tecnologie digitali come uno strumento privilegiato nei rapporti appunto tra la PA e i cittadini. Quindi si stabilisce tutte le regole per la digitalizzazione e cercando di dare quindi un assetto unificato e razionalizzato a norme che nel tempo si sono anche stratificate. Il CAD viene da lontano, nel senso che la prima versione è stata emanata addirittura nel 2005 con il decreto legislativo numero 82. Sono state fatte parecchie modifiche e integrazioni nel corso della sua storia, quindi con un primo intervento nel 2010 e poi successivamente nel 2016 per arrivare all'ultime modifiche che sono entrate in vigore a dicembre del 2017. E sempre dal CAD noi ricaviamo l'articolo 71. Perché poniamo l'accento sull'articolo 71? Perché è quello che dà spazio e dà modo all'AGID di emanare le linee guida. Quindi con un nuovo approccio di semplificazione delle indicazioni da dare alle pubbliche amministrazioni, si realizzerà quindi un unico corpus, un unico documento di linea guida che darà, nel caso specifico per quello che ci riguarda, le regole tecniche sulla formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici, quindi raggruppando tutto il ciclo di vita del documento. Quindi noi abbiamo realizzato al nostro interno, abbiamo istituito al nostro interno un gruppo di lavoro che sta cercando di portare avanti i lavori. Ci aspettiamo di avere una prima versione di queste regole tecniche per la fine dell'anno, che metteremo in condivisione prima con gli stakeholder privilegiati di riferimento, per poi arrivare alla consultazione pubblica e ricevere quindi tutte le indicazioni del caso. L'ultimo passaggio sarà quello di andare in conferenza unificata Stato-Regioni e andare anche al confronto con il garante della privacy e con tutte le amministrazioni che sono interessate, prima di arrivare quindi alla pubblicazione finale. Il ciclo di vita del documento informatico, ne parlavamo prima, perché ci dobbiamo preoccupare? Perché naturalmente ormai siamo circondati da oggetti digitali, molti documenti nascono direttamente in forma digitale, ad esempio, i messaggi di posta elettronica, le fatture, e siamo, senza renderci conto, immersi in un mondo di informazioni digitali, le fotografie, gli ebook, la musica, i siti delle pubbliche amministrazioni, tutte,
informazioni che cambiano velocemente anche di giorno in giorno. E quindi è importante sovrintendere all'intero ciclo di vita del documento informatico, dalla sua formazione fino alla conservazione. E di questo poi ve ne parlerà Gaetano nel suo intervento. Allora, uno dei primi approcci naturalmente per il documento informatico è proprio la dematerializzazione. Che cosa intendiamo con la dematerializzazione? Cioè, il fatto di sostituire progressivamente tutta la documentazione cartacea in favore del documento informatico, tenendo presente che ovviamente la normativa vigente dà pieno valore giuridico a questo processo. E diciamo, la dematerializzazione non è semplicemente un atto, come dire, di tecnologia, ma fa parte, deve essere, diciamo, basato su processi di reingegnerizzazione, di rivisitazione di tutti i processi della pubblica amministrazione. È un'occasione d'oro per semplificare questi processi in favore della trasparenza e della, come dire, e soprattutto, della razionalizzazione, per rendere i servizi sempre più semplici e più fruibili. La dematerializzazione porterà, risparmi nei costi o sta portando, qualora è stata già intrapresa come strada, dei risparmi nei costi diretti, perché naturalmente si riducono gli spazi che sono necessari per conservare, i documenti cartacei, e la riduzione anche dei tempi, quindi costi indiretti, e quindi avere degli strumenti che sono via via sempre più efficaci e più efficienti. Quindi tutti gli strumenti dell'ICT favoriscono questo processo di dematerializzazione e riescono diciamo, a fornire la possibilità di trattare in modo automatizzato tutta la marea di informazioni che nascono diciamo, nell'ambito dei processi della pubblica amministrazione. L'approccio alla dematerializzazione, e poi passo la parola al mio collega, si può avere tramite appunto la sostituzione banale di documenti cartacei attraverso riproduzione, attraverso scansioni, oppure attraverso l'introduzione del documento informatico che nasce direttamente in formato elettronico. Il terzo passo è quello di rivisitare i propri archivi, sia cartacei che digitali, cercando di eliminare, a seguito appunto di processi di riorganizzazione, tutti i documenti che sono ormai negativi, sono inutili e sono obsoleti. E con questo io ho finito e passo la parola a Gaetano. Buongiorno a tutti, Sì, spero che mi scusate. sentiate. Prego. Scusa Gaetano, ho interrotto. Prima di passare la domanda a te, siccome c'erano due domande che avevamo evidenziato credo che si possa rispondere direttamente. Innanzitutto volevo sottolineare ancora una volta quello che ha appena detto Patrizia, giustamente, cioè il rapporto con l'organizzazione della gestione dei documenti, cioè l'organizzazione comunque, cioè ci deve essere una partecipazione da parte di tutti gli enti, di tutte le parti di un ente alla gestione documentale in qualche modo, non è solo un software, non è solo tecnologia, la tecnologia aiuta e questo va sottolineato. Per il resto, appunto, l'altro elemento molto importante che è evidenziato pure da una domanda che ha fatto Mariangela Vedovo, si tratta appunto entro quando le regole tecniche, entro la fine dell'anno, questo è quello che ci auguriamo tutti, so che ci state tanto lavorando e quindi probabilmente le vedremo presto. E anche perché, insomma, come sappiamo, come abbiamo visto finora, noi ci muoviamo da un DPCM a un altro, cercando, insomma, di essere tutti quanti in regola. E Patrizia, se vuoi dire qualcosa, puoi riaccendere il microfono? Ho riacceso il microfono, sì. Allora, le regole tecniche, sì, noi come ho detto ipotizziamo entro la fine dell'anno di chiudere questa prima bozza e forse anche prima se ci riusciamo, perché insomma siamo anche abbastanza a un punto, e non partiremo subito con la pubblicazione, quindi con la consultazione pubblica, ma come dicevo faremo fare prima un giro diciamo di confronto con gli stakeholder privilegiati, tutti diciamo, gli esperti del settore che al momento
momento non sono coinvolti perché il gruppo di lavoro è solo interno Agid, quindi diciamo i primi mesi del 2019 probabilmente avremo proprio la consultazione pubblica sul sito. Oh, per quanto Sì, riguarda poi per la quanto seconda dopo domanda. la rimanderei al prossimo Sì, intervento. esatto. Allora scusatemi se mi sono intromessa, ma così andiamo in ordine. Adesso Gaetano ti do la parola per cominciare questo percorso dalla formazione alla gestione alla conservazione. Gaetano Bruno. Certamente dobbiamo cominciare evidentemente dalle regole tecniche per la formazione del documento informatico, cioè il DPCM del 13 novembre del 2014. Perché? Perché è da lì che parte tutto ciò che riguarda appunto la formazione, la gestione e la conservazione del documento. Documento che ha un ruolo fondamentale, essenziale in tutte le amministrazioni pubbliche e in tutti gli enti privati, perché come sappiamo rappresenta l'asset più importante di tutta la nostra organizzazione. E quindi è il documento, il DPCM, anche che sovrintende anche al ciclo di vita del documento di cui Patrizia parlava poc'anzi. Riguardo al documento informatico, ora sappiamo certamente che ha pieno valore legale, probatorio, però sappiamo anche che la faccenda è un po' più complicata rispetto al documento analogico di cui ci occupavamo non molto tempo fa, perché evidentemente il documento informatico è soggetto a modifiche più facilmente di quanto non possa essere il documento analogico. Quindi in un certo qual modo noi abbiamo necessità di individuare una strategia, delle regole, quindi evidentemente, che consentano di assicurare validità legale e probatoria al documento informatico, anche al suo duplicato come anche alla sua copia. Quindi, perché partiamo dal presupposto che il CAD definisce il documento informatico come documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. E con questa espressione, poi ancora di più ha fatto EIDAS, con questa espressione si tengono in vita documenti informatici di tutti i tipi. Cioè, evidentemente non dobbiamo pensare unicamente al PDF, questo è fuori discussione. Sono tante le forme del documento informatico e dobbiamo essere consapevoli del fatto che, come dicevo prima, possa essere modificato, riprodotto infinite volte, e il suo contenuto è svincolato dal supporto, e questo lo sappiamo bene, quindi evidentemente dobbiamo agganciarci ad una disciplinare che ci consenta di gestirlo. Dicevo, tante le forme. Le forme vanno dal, come ben conosciamo, dalle forme di documenti di testo, ma la nostra email, evidentemente, come ben sappiamo, ma anche le immagini, le registrazioni informatiche, sono anch'esse documento informatico. E l'insieme dei dati, la nostra banca dati, è un insieme informatico. Ora, tutte queste forme, evidentemente, hanno delle caratteristiche, portano con sé delle caratteristiche che, per ciascuna, poi vedremo più avanti, consentiremo poi di poter definire qual è la validità probatoria e legale del documento informatico. Ma tra le caratteristiche, come ci suggerisce lo stesso DPCM, evidentemente il documento informatico deve essere identificato in modo univoco e persistente, deve essere immodificabile, deve essere prodotto in uno dei formati previsti dall'allegato 2 del DPCM attuale di cui vi parlavo, memorizzato in sistemi di conservazione e gestione informatica. Tra l'altro, proprio in questo momento forse è il caso di far partire il sondaggio relativamente al primo, quello del sistema di gestione di conservazione, al manuale di gestione di conservazione. E poi evidentemente al documento informatico dobbiamo associare anche un set minimo di metadati. Anche questa è una caratteristica che evidentemente noi dobbiamo tenere a mente per il documento informatico, sempre e comunque, che ci ritornerà assai utile poi nell'attività di conservazione. Dicevamo prima che il documento informatico può essere un documento nativo, nel senso che evidentemente può essere elaborato, formato nativamente in formato informatico, per l'appunto, può essere un documento che tale informatico perché è stato fatto un processo di scansione del documento analogico, oppure ancora essere una registrazione informatica, quindi una generazione o un raggruppamento di insiemi di dati.
Ora, per poter rendere modificabile ed integro qui il documento informatico nativo, ci viene incontro, come dicevamo prima, sempre il DPCM. E sono vari i modi. Evidentemente dobbiamo anche fare riferimento alla nostra organizzazione e alla finalità del documento informatico che abbiamo dinanzi, perché il documento principe, lo strumento principe evidentemente per la immodificabilità del documento è la sua firma, la posizione della firma digitale. Ma come anche sappiamo, la posizione di una marca temporale opponibile a terzi. La posta elettronica certificata evidentemente ci consente di assicurare la immodificabilità e l'integrità al documento, la memorizzazione su sistemi di gestione documentale. Tra l'altro questo è un aspetto estremamente importante e forse un po' disatteso, cioè appunto il fatto stesso che il documento informatico risiede nel mio sistema di gestione documentale evidentemente è sicurezza del mio documento informatico, diversamente in un sistema di conservazione, ma questo è ovvio, evidentemente lo sappiamo bene. E poi ancora per le PA anche la registrazione evidentemente nel registro di protocollo. Scusate, ecco. Per quanto riguarda invece le modalità per rendere un documento informatico immodificabile ed integro, allorquando il documento informatico è tale da documento analogico, ecco questo è l'aspetto interessante di cui vi parlavo prima. È sicuramente importante considerare la memorizzazione dello stesso documento in un sistema di gestione informatica dei documenti che garantisca l'inalterabilità del documento. Perché poi in un sistema di conservazione evidentemente? Perché noi se teniamo sotto controllo, come giusto che sia in un sistema di gestione documentale, il nostro flusso documentale, e questo stesso rappresenta già di per sé strumento per la immodificabilità e l'integrità del documento. Non riusciamo a fornire questo tipo di caratteristica al documento informatico. Facciamo uso dei sistemi di gestione documentale. E poi è evidentemente, come ben sappiamo, immaginiamo, il fatto di poter utilizzare delle registrazioni informatiche attraverso le quali poi noi riusciamo a individuare attraverso il sistema dei log di sistema, scusate, o comunque ad avere l'estrazione statica di dati o trasferimento della stessa nel sistema di conservazione, anche questo ci consente per il documento, per la registrazione informatica, di assicurare allo stesso immodificabilità ed integrità. Quindi anche questo è un aspetto sicuramente da tenere in mente. Ora, la scelta dei documenti informatici deve essere fatta a monte, come è giusto che sia, in qualsiasi processo, in qualsiasi ciclo di vita del documento, che significa che in funzione della finalità per cui io sto redigendo il mio documento e in funzione della sua conservazione, della sua importanza, evidentemente sceglierò una forma piuttosto che un'altra. Questa necessità di domandarsi quale debba essere la forma del documento informatico da utilizzare è sicuramente una necessità, questa domanda è necessaria forse fin dall'inizio, progettazione quindi a monte del proprio flusso di gestione dei documenti. Quindi, come giustamente questo è esplicitato nella slide che qui adesso visualizzate, tra gli elementi di valutazione abbiamo sicuramente il tempo di conservazione, per esempio, che la normativa ci impone relativamente al documento che noi utilizziamo. Dobbiamo privilegiare evidentemente, ma questo lo dice già la normativa da tempo, quando possibile, standard internazionali o comunque aperti evidentemente, formati aperti, questo per consentire la leggibilità nel tempo del documento informatico. Tutto questo dove va scritto, va redatto, va scritto nel manuale di conservazione, come questo è giusto che sia, immagino voi sappiate, ma tutto questo deve essere corredato dai metadati. L'attività di metadatazione deve essere fatta necessariamente sempre, perché evidentemente nell'attività di ricerca, di gestione, di disponibilità, di conservazione, se non avessimo fatto un'attività di metadatazione importante, allora tutta l'attività di ricerca stessa finirebbe per essere inconcludente o comunque parziale. E noi, siccome dobbiamo poter assicurare la leggibilità nel tempo, come dicevo, è necessaria questa attività di metadatazione. Metadati che, come sapete, c'è un set minimo di metadati, sempre il riferimento all'allegato 5, in questo caso il DPCM del 13 novembre del 2014, ci sono
7 milioni di metadati, ma non escluso che possano evidentemente esserne aggiunti degli altri. Ora, tutto questo è a voi noto, estremamente noto, soprattutto per le amministrazioni pubbliche, attraverso l'attività di protocollazione, cioè l'attività di fruire appunto del documento informatico, perché c'è la signatura di protocollo, perché poi evidentemente è chiaro che entra in un processo per cui viene classificato, quindi fascicolato il documento. Tutto questo è possibile, evidentemente, sia perché c'è la legge che ci tutela da questo punto, perché come ben sapete il fatto che il documento venga protocollato acquisisce fede privilegiata. Quindi evidentemente certifica l'effettivo ricevimento e l'effettiva spedizione, come questo bene è noto a voi. E poi perché evidentemente è un'operazione che è la signatura di protocollo che sappiamo essere l'associazione all'originale del documento in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti la registrazione stessa appunto di protocollo. Sono tutte attività che voi evidentemente già fate. E questo già per tutti i documenti informatici, come appunto precisava già il PUDA, il 445 del 2000, e questa attività di protocollazione è fatta insieme evidentemente anche al piano di classificazione predeterminato che tutte le amministrazioni devono poter fare. Anche qui credo che abbiamo un sondaggio su questa attività del titolare di classificazione, che prego di mandare. Questo, è evidente che tutte le amministrazioni devono poter classificare i propri documenti che entrano a far parte dell'archivio dell'ente, anche di quelli non protocollati. Questo deve essere chiaro, ma come evidentemente per l'amministrazione già lo sarà, questo deve poter essere fatto presso tutte le amministrazioni. La protocollazione, evidentemente, come del resto, impone la norma, consente di utilizzare uno strumento che è quello del titolare di classificazione che consente di organizzare appunto la documentazione prodotta. La classificazione fornisce, come sappiamo, una struttura logica, la fascicolazione invece aggrega i documenti ed evidentemente in questa attività necessaria e fondamentale sia nel pubblico ma io direi anche nel privato, consente appunto la ricerca, la gestione del documento stesso in maniera più rapida e facilita evidentemente questa attività di ricerca, di leggibilità del documento. Non dobbiamo evidentemente pensare di poter, come dire, saltare questa attività, oltre che evidentemente è obbligatoria. Ci sono dei vantaggi che sono accennati dalla collega. Per quanto riguarda per l'appunto l'attività di conservazione dei documenti informatici e poi perché, come più avanti vedremo, c'è un'attività di validità del documento informatico che ci supporta in questa attività di gestione del documento. Quindi adesso è il caso che possa parlare la collega Cristina. Entrambi i sondaggi forse sono stati anche già chiusi e si possono chiudere. Grazie. Buongiorno a tutti, allora, ripartiamo. Come diceva giustamente il collega Gaetano, i documenti digitali stanno iniziando a diventare il fulcro delle amministrazioni e si sta passando questa transizione dal cartaceo, sta avvenendo in maniera lenta, ma ovviamente inesorabile. Anche nella nostra vita di tutti i giorni, infatti, le informazioni digitali sono sempre più presenti. Quali rischi, quali problemi, comporta questo passaggio al digitale? È una forma di, informazione molto più delicata, è una forma di informazione che ha bisogno di una continua, cura. Sia per quanto riguarda il deterioramento, delle informazioni in sé, ma anche l'obsolescenza tecnologica che può colpire il formato o il supporto sul quale l'informazione è salvata. C'è uno scarso utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, ma anche a volte dei privati, di quelli che sono
gli standard previsti sia per la gestione che la conservazione documentale, e c'è bisogno sicuramente di una serie di investimenti, soprattutto nell'ambito della pubblica amministrazione, che vada sia a diffondere, alfabetizzare dirigenti e funzionari che tutti i giorni lavorano in questo campo e quindi si ritrovano a dover fare i conti con una tecnologia in continua evoluzione, e anche appunto il pubblico che ha bisogno di conoscere quelle che sono le nuove modalità con cui può interagire con la pubblica amministrazione. La conservazione dei documenti informatici deve tendere ovviamente a garantire e mantenere nel tempo l'integrità, l'autenticità, ma soprattutto l'accesso e la leggibilità dell'informazione. Quali sono le normative che ci aiutano a garantire questo procedimento? Abbiamo il TUDA, che è il testo unico dei procedimenti amministrativi, il DPR 445 del 2000, e abbiamo il codice dell'amministrazione digitale, che già vi era stato presentato dalla collega, appunto il decreto legislativo 82 del 2005. Un altro documento, un'altra fonte normativa che ci aiuta in questo caso è il DPCM 3 dicembre 2013, che riguarda però i sistemi di conservazione. Prima del DPCM era presente questa delibera CNIPA, la 11 del 2004, che parlava della conservazione sostitutiva, ormai abrogata completamente dal DPCM. Anche queste regole tecniche, questo DPCM è in fase di riscrittura insieme alle linee guida che riguardano la formazione e gestione documentale. Il DPCM ha portato una vera e propria rivoluzione, una ventata innovativa, in quanto si è passati da una semplice archiviazione a un vero e proprio sistema di conservazione dei documenti informatici. Un sistema ovviamente comporta una serie di requisiti, requisiti organizzativi, professionali, di processo e infrastrutturali. Ora li vedremo più nello specifico. Sicuramente uno degli strumenti più importanti di un sistema di conservazione è il manuale di conservazione. Il processo di conservazione come avviene? Avviene attraverso l'acquisizione da parte di un sistema di conservazione di un pacchetto di versamento. Vedremo poi quali sono anche i modelli di conservazione, quindi interno al proprio ente o esterno. L'acquisizione da parte del sistema di un pacchetto di versamento, appunto, questo pacchetto viene incamerato dal sistema di conservazione, che rilascia un rapporto di versamento, quindi conferma a chi lo ha inviato che il pacchetto è stato preso in consegna, e si prepara a creare un pacchetto di archiviazione sulla base di uno standard che è lo standard Unisincro. Una volta creato questo pacchetto di archiviazione, viene conservato nel sistema di conservazione. Qualora ci sia necessità per chi è inviato in conservazione di riavere indietro quella documentazione, si può richiedere un pacchetto di distribuzione. Una cosa molto importante da tenere a mente è lo scarto. Lo scarto dei documenti inviati in conservazione per le pubbliche amministrazioni può avvenire solo ed esclusivamente previa autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali. Quindi anche qualora ci si avvalga di un supporto esterno per la conservazione, e ora vedremo più avanti come si può fare, quindi attraverso un conservatore accreditato, bisognerà comunque che la pubblica amministrazione richieda ai beni culturali appunto un'autorizzazione allo scarto. Il manuale di conservazione, dicevamo prima, è il documento più importante, è un documento che deve essere aggiornato periodicamente, esattamente come bisogna fare per il manuale di gestione. È un documento che deve essere adottato sia dall'ente che decide di fare conservazione in casa e sia dall'ente che decide di fare conservazione esternalizzandola presso un conservatore accreditato, se parliamo di una pubblica amministrazione, perlomeno fino per le parti che appunto sono ancora sotto la sua diretta responsabilità. Per il resto potrà fare affidamento sul manuale di conservazione del conservatore accreditato e ovviamente sul contratto o la convenzione che avrà stipulato con esso.
Il manuale di conservazione descrive tutto rispetto al sistema di conservazione, descrive qual è la struttura organizzativa, quindi delinea quali sono le persone che ci lavorano, quali sono le professionalità di queste persone e quali sono i compiti e le responsabilità. Descrive effettivamente il sistema di conservazione, parlando proprio dei siti, sito primario, sito secondario, come avviene il backup delle informazioni. Descrive quello che è il processo, cioè quello che vi ho descritto poco prima, quali sono le fasi del pacchetto di versamento, il pacchetto di archiviazione, il pacchetto di distribuzione e appunto descrive quali sono le tipologie di oggetti che il manuale, scusate, il conservatore accetta o nel caso di una pubblica amministrazione produce e quindi deve conservare. Sul sito dell'agenzia potete trovare una bozza di manuale di conservazione. Quali sono le figure coinvolte in un processo di conservazione? Il produttore, l'utente e il responsabile della conservazione. Queste sono solo alcune delle figure, ma diciamo sono le figure più importanti. Il produttore è colui che produce il pacchetto di versamento e quindi lo trasferisce al sistema di conservazione. Nel caso di una pubblica amministrazione, il produttore si identifica con il responsabile della gestione documentale. Ricordiamo che il responsabile della gestione documentale deve essere un dirigente con delle competenze adeguate della pubblica amministrazione, quindi con dei requisiti professionali archivistici in questo caso. Deve far parte dell'amministrazione, quindi diciamo deve far parte del titolare dei documenti, che è quello che voi trovate chiamato all'interno delle regole tecniche come soggetto produttore. Al momento c'è un po' di confusione tra la definizione di soggetto produttore e produttore. Comunque nella pubblica amministrazione queste due figure rappresentano esattamente l'amministrazione. Per i privati è un pochino diverso, però insomma in caso approfondiremo meglio. Per quanto riguarda l'utente, invece appunto è chi richiede al sistema di conservazione l'accesso ai documenti informatici e il responsabile della conservazione. Scusate, si è bloccata la webcam di Cristina Valiante, non so se nel frattempo vuole prendere la parola magari Patrizia Gentili. Alessandra, possiamo magari approfittare per fare qualche domanda nel Sì, frattempo? Grazie. no, volevo semplicemente, volevo aspettare anche eventualmente l'intervento di Patrizia, se voleva anche commentare, approfitto, i risultati del sondaggio, però non, se può intervenire Patrizia o forse avete un problema di collegamento. Allora, nel frattempo mi avvantaggio, scusate, ma siamo molto molto in ritardo. Patrizia, sì. Allora, i Sì, risultati li hai visti? allora, i risultati sì, sono molto interessanti perché effettivamente vediamo come una grande maggioranza dei collegati, Non sento niente, ma non mi abbiamo un problema tecnico con Cristina che non sente più e non è riuscita a finire l'intervento, tra l'altro. Comunque, intanto, diciamo, se voi risolvete questo problema, diciamo due parole semplicemente sui due sondaggi. È rientrata? Sei rientrata? Lanciamo il terzo sondaggio, per favore, anche, visto che stavamo parlando di conservazione, perché è interessante, diciamo, vedere come, soprattutto sul titolario, di classificazione, le risposte positive sono, tantissime, il 75%. Mi auguro che questo non significhi semplicemente averlo redatto ma non utilizzato. E mentre invece sul discorso del manuale di gestione, paradossalmente sembrerebbe che la percentuale è molto più bassa, quindi solo il 53%, quasi il 54%, ha risposto di sì. Ecco, in questo momento sta partendo il nuovo sondaggio per sapere appunto l'informazione essenziale perché le vostre amministrazioni stanno effettuando la conservazione a norma. Cristina che è tornata e quindi adesso ripasso la parola a lei. Ok,
Ok, vi chiedo scusa, nel frattempo sta andando il sondaggio, vedo che comunque c'è la metà dei partecipanti al momento appunto ha risposto che la conservazione viene fatta a norma, quindi questo mi sembra già un grande... Si sente? Si sente meglio? Perché leggo che stanno sentendo malissimo. Sì, Ok, si adesso. sente bene, perfetto, scusate ancora per i problemi tecnici. Ok, credo che il sondaggio possa anche essere chiuso a breve, perfetto. E proseguiamo. Diceva appunto del responsabile della conservazione. Il responsabile della conservazione è una figura interna alla pubblica amministrazione che appunto governa tutto quello che riguarda la conservazione all'interno del suo ente. Nel caso in cui venga affidata la conservazione a un soggetto esterno, nel caso della pubblica amministrazione a un conservatore accreditato, bene, in questo caso il responsabile della conservazione dovrà ovviamente interfacciarsi con il responsabile del servizio di conservazione, che è un responsabile interno al conservatore accreditato. Questo per far sì che ovviamente il processo di conservazione venga svolto nella maniera più corretta possibile. I modelli organizzativi che abbiamo già accennato fino ad ora possono essere all'interno della propria struttura organizzativa, ossia se l'ente, se la pubblica amministrazione è in grado di sostenere degli investimenti tecnologici e professionali che devono essere obbligatoriamente fatti per definirsi a norma, oppure può decidere di affidarsi in maniera totale o parziale a un conservatore accreditato. I conservatori accreditati sono delle società che sono state accreditate dall'Agenzia per l'Italia Digitale a seguito di un iter istruttorio e sono delle società che hanno ottemperato a una serie di documentazioni, certificazioni che le sono state richieste e che sono sottoposte da vigilanza da parte dell'Agenzia, anche vigilanza ispettiva in sede. Sono l'elenco dei conservatori accreditati è redatto sul sito dell'AGID e qui potete trovarli. Ovviamente si parla sia di pubbliche amministrazioni che di conservatori privati. Per quanto riguarda l'accreditamento dei conservatori, appunto abbiamo detto che l'Agenzia svolge questo procedimento di istruttorio per accreditarli e che poi monitora la loro conformità alla normativa sull'accreditamento per far sì che rimangano sempre appunto a norma. Quali sono gli adempimenti che i conservatori accreditati devono comunque svolgere nel momento in cui ricevono lo status? È quello ovviamente di aggiornare continuamente la normativa ed inviarla all'agenzia, quindi tutta quella, scusate, la normativa, la documentazione. Quindi tutta quella documentazione che è soggetta a scadenza temporale come la polizza assicurativa o quella documentazione che può subire delle variazioni nel tempo, quindi ad esempio la modifica di un responsabile, perché i conservatori accreditati si devono dotare di ben 6 responsabili diversi, di cui uno è quello del servizio di conservazione a cui abbiamo parlato prima, ma un'altra figura cardine è quello della funzione archivistica. Quindi ci deve essere un responsabile con conoscenze archivistiche. Oltre appunto a aggiornare costantemente l'agenzia sulle modifiche attinenti alla documentazione inviata in sede d'accreditamento, devono anche redigere un rapporto quadrimestrale che monitora quello che è i documenti, la tipologia documentale, la tipologia di clienti che hanno. Si devono sottoporre alle verifiche ispettive fatte dall'agenzia. E inoltre devono, questo prima era un obbligo, con il nuovo CAD invece al momento non è più un obbligo, ma l'agenzia ritiene comunque che sia necessario e quindi richiede nonostante tutto questa certificazione, deve presentare una certificazione di valutazione della conformità o rilasciata da un organismo accreditato presso Accredia, che è l'ente di accreditamento nazionale dell'Italia, oppure deve presentare un'autovalutazione all'AGID in cui conferma di essere in possesso di questi requisiti e si sottopone a vigilanza, diciamo, volontaria da parte dell'agenzia proprio su queste specifiche tematiche.
questo io ho concluso il mio intervento, ma credo ci siano diverse domande con cui i colleghi proveremo a rispondere. Sì, grazie mille Cristina. Le domande sono moltissime, che oltre ad essere un grande segno di interesse, è anche un grande segno dell'attesa, della grande attesa di probabilmente, oltre che di tante risposte, delle famose linee guida, anche, può essere anche un elemento molto importante per voi raccogliere queste domande proprio nel momento in cui state redigendo questo documento. E che ci darà a tutti noi tante risposte. Ora, mi spiace, credo che non possiate rispondere davvero a tutte le domande che sono numerose. A proposito appunto del risultato dei sondaggi, comunque mi volevo ricollegare anche alla questione del titolario, perché ci sono alcune domande relative alla fascicolazione, al titolario, che sono piuttosto interessanti. Non che le altre non lo siano, scusate che le sto scorrendo, che sono veramente tanto. Una che dà il senso forse anche della necessità di maggiore diffusione culturale anche all'interno delle amministrazioni, della questione classificazione e fascicolazione, è relativa al ma ancora senso fascicolare documenti digitali, oltre a riferirli a un archivio automaticamente, quando ci sono strumenti informatici che fanno trovare tutto? Cioè, siccome si può cercare tutto in tutti i modi, ha ancora senso fascicolare? Volete rispondere? Vuoi rispondere tu, Sì, Cristina? Ah, allora. scusate, no, ce n'è un'altra, perdonami, ce n'è un'altra sempre sulla fascicolazione, che è appunto, sì, è importante il titolario, ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo in tanti, ma non è tanto importante il fascicolo quanto l'organizzazione dei fascicoli e il controllo della buona organizzazione dei fascicoli. Diciamo che la seconda domanda praticamente risponde alla prima, nel senso che già dalla seconda domanda si evince quanto sia importante poi l'organizzazione dei fascicoli per far sì che l'archivio rimanga ordinato e che quindi sia anche ricostruibile quelli che sono poi i procedimenti, perché trattandosi di pubblica amministrazione spesso e volentieri parliamo anche di fascicoli di procedimento. All'interno di un fascicolo noi troviamo quella che è la storia che ha portato da un atto di impulso a avere un atto finale. Quindi spesso e volentieri è importante questo, sono importantissime le relazioni tra i documenti per far sì che l'archivio non perda di senso, questo ovviamente. E, ovviamente vorrei ringraziare soprattutto la professoressa Guercio, che vedo che è collegata e che sta ponendo delle domande molto interessanti e che sicuramente riceveremo per quanto riguarda le linee guida, ma che inoltre sta anche aiutandoci a rispondere alle persone. Quindi volevo ringraziarla personalmente a nome di tutta l'agenzia, ovviamente, per il supporto che ci sta dando in questo momento. Sì, mi collego anch'io, anch'io la ringrazio, infatti stavo per porvi una domanda che ha posto proprio la professoressa Guercio, rispetto appunto al manuale di gestione documentale e manuale di conservazione, quanto sarebbe utile magari cercare di affrontare questo rapporto e insomma, cercare di guidare in qualche modo le nuove regole. No, ma assolutamente. Per evitare contraddizioni che spesso abbiamo, come sai, Cristina. Assolutamente è una sollecitazione che ci è arrivata ovviamente dalla professoressa Guercio in primis anche in altre sedi e che stiamo prendendo in considerazione nelle linee guida. Tant'è vero che nel mio intervento, nel mio piccolo, ho cercato un pochino di mettere in relazione il fatto che il manuale della conservazione deve essere comunque redatto dalle pubbliche amministrazioni, anche qualora decidano di esternalizzare la conservazione, perlomeno per le parti di loro competenza. Questo è solo ovviamente una primissima pietra per rispondere alla diciamo, domanda o più che altro sollecitazione della professoressa, che è assolutamente corretta. Faremo in modo di mettere in risalto questo rapporto. Grazie, poi altri interventi, scusate, andiamo purtroppo di corsa come vi ho detto, ma molti altri interventi sono relativi a che cosa si protocolla e che cosa no. Per esempio una PEC deve essere protocollata, oppure appunto ce n'era un altro intervento che diceva se si dovevano protocollare le delibere, se era obbligatorio, se andavano messe
o se chi lo fa lo deve mettere nel manuale di gestione documentale. Quindi sono tutti questi aspetti, queste appunto, che cosa quali dei documenti dobbiamo protocollare e quali possiamo non farlo, che cosa scrivere nel manuale di gestione documentale, tutte cose che appunto a cui se volete rispondete, ma che credo sia utile sempre inserire nelle linee guida. Altre cose tipo le attuali regole tecniche, il numero dei formati previsti dalle attuali regole tecniche, so che anche questo sui formati e sull'allegato ci state lavorando nelle linee guida, giusto Cristina? Mi E confermi? anzi, scusa Alessandra se ti interrompo, ci tenevo a dire una cosa, visto che le domande sono tantissime e molto particolari in alcuni casi, quindi rispondere adesso è impossibile, ma che sono anche sollecitazioni per noi per le linee guida, se vi scriviamo un'email in chat ci farebbe piacere riceverle, perché oltre a rispondervi ovviamente, faremo anche in modo di prendere queste sollecitazioni proprio come spunto pratico per le linee guida, perché poi quello che dovrebbero fare le linee guida, oltre a dare un quadro normativo, è proprio quello di risolvere i problemi pratici che tutti i giorni gli operatori affrontano. Quindi adesso vi scriviamo insomma un'email. D'accordo, va bene, grazie, sì, è un'ottima sollecitazione, sia questa sia per le linee guida, sia per appunto la futura e la necessaria formazione, che è un argomento anche che è stato evidenziato in qualche domanda, cioè la mancanza della formazione per il personale. Assolutamente. Comunque, adesso grazie intanto a te, a Gaetano, a Patrizia, andiamo avanti con, adesso affrontiamo un altro argomento che è l'efficacia appunto probatoria del documento informatico. Stiamo approfondendo, andiamo in profondità su uno degli argomenti con Pietro Falletta, sempre di Agid. Pietro, ci sei? Puoi Ecco. collegarti? Sì. Allora, Pietro, hai visto che ci sono alcune domande già in anticipo su questo argomento, quindi magari se vuoi, no, rispondi Sì. pure nel corso dell'intervento. Oh, ecco. Buongiorno a tutti, io appunto mi occuperò di efficacia e validità del documento informatico e ho cercato nelle slide di sintetizzare le norme che si riferiscono a questo tema. Come premessa posso dire che si tratta di, anche in questo caso, come gran parte dell'istruzione del CAD, di norme che hanno subito nel corso degli anni molte modifiche, spesso abrogazioni, sostituzioni, tagli, alcune sono state copiate poi nelle linee guida o viceversa. Quindi è stato fatto anche su questo tema un'opera, diciamo, in qualche modo meritoria di semplificazione, ma in qualche modo probabilmente può aver confuso alcuni operatori. Le ultime modifiche del 2017, del CAD del 2017, sono state abbastanza radicali rispetto alle precedenti. Io ho cercato, ripeto, di riassumerle in queste poche slide che ho preparato e nelle quali affronto sostanzialmente i vari temi per ordine che vengono presentati nel capo secondo del CAD, il titolo primo sul documento informatico, e in particolare le norme, per chi volesse verificarle mentre ne parlo, dall'articolo 20 all'articolo 23 ter, che sono le norme appunto di questo capo secondo. La prima norma rilevante è quella dell'articolo 20,1 bis, dove si prescrive che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile, quando vi è apposta, quindi un'efficacia probatoria fino al disconoscimento sostanzialmente, quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, o altro sistema per appunto rafforzare l'efficacia probatoria del documento informatico e la sua validità, il formare il documento previa identificazione informatica del suo autore attraverso un processo che abbia i requisiti fissati dall'AGID ai sensi dell'articolo 71, con modalità tali da garantire sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e in maniera manifesta e inequivoca la sua riconducibilità all'autore.
Sostanzialmente si tratta di due sistemi, di due strumenti diversi, due modalità diverse attraverso cui soddisfare appunto il requisito della forma scritta del documento informatico. Quindi o l'apposizione della firma digitale o elettronico qualificato avanzata, oppure un sistema che attraverso l'identificazione ovviamente certa dell'autore consente poi, nell'ambito di un processo che è in corso di elaborazione da parte di Agid, garantire che quel documento abbia sicurezza, integrità e immodificabilità e che sia riconducibile all'autore che lo ha formato. Qualora il documento, e credo di rispondere a una domanda iniziale che era stata fatta, non dovesse avere queste due caratteristiche, quindi queste due modalità, sarà liberamente valutabile in giudizio in relazione appunto alle sue caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. Quindi questo per quanto riguarda, in termini abbastanza generali, la formazione del documento informatico e la sua validità, nonché efficacia probatoria. Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, qui vedo abbastanza veloci, riguardano dei documenti che tradizionalmente, nella versione analogica del documento, sono previsti dal 1350 del codice civile, per cui è prevista appunto una scrittura privata che abbia efficacia probatoria. E qui vi sono documenti, ovviamente per ragioni di tempo non li cito, sono quelli dal numero 1 al 12 del 1350 primo comma, che se fatte con documento informatico devono essere sottoscritte a pena di nullità con firma elettronica qualificata o firma digitale, mentre i documenti richiamati dal numero 13 del 1350 devono essere sottoscritti a pena di nullità con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure devono essere formati con le modalità che ho detto poc'anzi, dico all'articolo 20,1 bis primo periodo. Quindi sostanzialmente le firme di cui abbiamo parlato e il sistema di identificazione. Passiamo a un tema invece un po' più complesso, probabilmente il più complesso perché è frutto di maggiori interventi del legislatore nel corso degli anni, che è quello delle copie di documenti informatici. Qui nella slide ho omesso di mettere copia, ma ne parlo qui, l'articolo 22,1 comincia a riferirsi alle copie dei documenti informatici e quindi alla validità di questi, l'efficacia di questi documenti che appunto risultino come copia di documenti analogici. E l'articolo 22,1 ci dice che i documenti informatici contenenti copie di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi atti e documenti amministrativi di ogni tipo, formati in origine su supporto analogico, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli del Codice Civile 2714 e 2715, se formati ai sensi dell'articolo 20,1 bis primo periodo. In sostanza anche qui vi è un rinvio ai due sistemi, alle due modalità che ho citato poc'anzi per la piena validità e efficacia probatoria del documento informatico. Qui anche la copia informatica di un documento analogico per avere piena prova del proprio contenuto sostanzialmente deve essere o firmata secondo firma digitale, firma elettronica avanzata, eccetera, oppure passare da un processo di identificazione. Più generalmente, l'articolo 22,1 bis ci dà una prescrizione che sembra abbastanza simile alla precedente, ma in realtà rinvia qui a documenti più in generale. Ci dice che documenti informatici che siano copie di documenti analogici e ci dice che l'efficacia di questi documenti potrà essere realizzata nel momento, la piena efficacia, attraverso due modalità: il previo raffronto dei documenti analogico e digitale, oppure una certificazione di processo, nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. Quindi due sistemi per garantire che un documento informatico analogico corrisponda al documento analogico sono quello del raffronto
tra l'uno e l'altro è quello, oppure quello della certificazione di processo, cioè inserire corrispondenza, diciamo, si vuole fare una corrispondenza tra analogico e digitale, si crea un processo certificato che consenta di avvalorare questa, la conformità di un documento analogico appunto ad un informatico. Si può fare, l'articolo 22 invece, comma 2 e 3, ci dicono diciamo, chi, quale valore abbia la conformità attestata di un documento digitale rispetto a un documento analogico. In particolare il comma 2 ci dice che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Cioè, qui vi è una piena efficacia probatoria rispetto agli originali analogici quando vi è una conformità del documento informatico a quello analogico attestata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò espressamente autorizzato. Se questa conformità non è attestata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, invece vale quanto previsto dal comma 3, cioè la conformità all'originale vale finché non venga espressamente disconosciuta. Veniamo adesso al caso inverso, cioè a copie analogiche di documenti informatici. Qui l'articolo 23,1 ci dice che le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificato digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Quindi anche qui vi è questa piena efficacia probatoria della copia rispetto all'originale se vi è un'attestazione da parte del pubblico ufficiale. E anche qui, in corrispondenza con quanto affermato prima, per il caso inverso, il comma 2 ci dice che invece se manca questa attestazione, la conformità vale finché non venga espressamente disconosciuta. Un sistema che il CAD introduce per verificare, per accertare, per consentirci di accertare la corrispondenza tra copia analogiche e documento informatico è quello del contrassegno. In particolare l'articolo 23,2 bis ci dice che sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampo un contrassegno, ovviamente sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, e tramite questo contrassegno è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. In questi casi il contrassegno sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. Attenzione ad alcuni, diciamo, elementi che vanno considerati quando viene utilizzato un documento con un contrassegno elettronico. A tutti gli effetti sostituisce la sottoscrizione autografa. L'uso del contrassegno soddisfa la specifica esigenza in cui la copia analogica viene prodotta in via telematica su postazione della PA non presidiata, quindi utilizzato per questo, ed è usata appunto da un cittadino. Sì, scusate, ci devono essere dei problemi di collegamento, ora chiedo a, magari a Michela se può contattare Pietro per le domande continuano. Sì, abbiamo visto, grazie per le segnalazioni di blocco, il collegamento è andato. Allora vorrei chiedere anche, approfittando di questo spazio, chiedere di nuovo a Patrizia o a Cristina se nel frattempo appunto
vogliono rispondere a qualche altra domanda, in particolare appunto quelle magari relative ai loro interventi. Ce ne sono alcuni sui conservatori accreditati, Allora, io credo che in questo momento in Agida ci per siano dei esempio. problemi tecnici perché non vedo nessuno. Sì. Quindi direi magari, visto che Hanno. siamo in ritardo, di dare la parola al Sì, dottor. va bene, Michela. Ok, va bene. Allora passiamo direttamente all'ultimo intervento. L'INPS, ecco, Giuseppe, sei collegato? Sì, perfetto. Allora cominciamo, poi magari continuiamo con l'altro intervento appena sospeso alla fine del tuo. Va bene? Grazie. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Giuseppe Pucci, mi occupo di gestione documentale fin dalla fine degli anni 90 e inizi degli anni 2000. Con l'istituto abbiamo fin dall'inizio cercato di dare seguito a queste fasi di digitalizzazione sia per quanto riguarda gli atti che per quanto riguarda il protocollo informatico che inizialmente abbiamo messo in produzione con le prime disposizioni che già i colleghi hanno indicato negli interventi precedenti. Quindi noi siamo partiti dal protocollo informatico unificato per accorpare tutto ciò che erano i registri di protocollo delle varie sedi e renderli disponibili unici sull'intero territorio nazionale. Abbiamo logicamente anche messo su un sistema per la classificazione degli atti. Logicamente in precedenza tutto ciò che facevamo non era altro che rivolto verso il documento analogico. Infatti, come voi sapete, venivano stampate le varie segnature che venivano apposte sui documenti analogici. Quindi con l'evoluzione anche della tecnologia si è poi passata all'acquisizione di queste immagini per renderle disponibili online. Nel quinquennio che vedete nelle slide che ho preparato, l'Istituto, anche in seguito alle varie normative, alle nuove disposizioni del CAD, alle quali ho avuto modo anche di partecipare dal 2010, ha reingegnerizzato il proprio sistema di gestione documentale, dotandosi anche di tutti quegli strumenti necessari e previsti per metterle in atto. L'obiettivo principale quindi di questa reingegnerizzazione è stata quella di fornire un sistema unico. Questo perché? Perché nel corso degli anni noi avevamo sviluppato vari applicativi in funzione delle nostre esigenze e necessità, quindi un protocollo informatico unificato, un sistema di gestione dei flussi documentali, è un sistema anche di gestione dei documenti protocollati. Questo frammentava un po' la situazione, quindi nel reingegnerizzare il tutto abbiamo accorpato tutti questi strumenti in un sistema unico. Quindi abbiamo avuto una forte spinta dall'analogico al digitale che ci ha suggerito e consentito di fare questo. Principalmente noi siamo partiti anche dai numeri che abbiamo a disposizione. All'inizio con il protocollo informatico unificato avevamo circa 600 aree organizzative omogenee, quindi le nostre strutture, le nostre sedi, che man mano anche in seguito a queste fasi di organizzazione sono state accorpate in molte realtà. Quindi attualmente abbiamo circa oltre 500 aree organizzative omogenee, quindi le nostre strutture. Abbiamo sul sistema di gestione documentale la totalità dei dipendenti INPS censiti e di cui di questi 28.892 utenti censiti, 16.000 sono utilizzatori effettivi che ogni giorno utilizzano da front-end il sistema di gestione documentale. Abbiamo integrato anche all'interno del sistema tutti gli applicativi internet e intranet che l'Istituto mette a disposizione anche degli utenti esterni per acquisire le loro segnalazioni, le loro documentazioni. E attualmente siamo arrivati a un flusso di documenti annui di oltre 50 milioni di documenti. Logicamente abbiamo anche
attuato la normativa portando in conservazione i registri giornalieri di protocollo e le fatture elettroniche. Questo per dare seguito negli anni a tutte quelle disposizioni messe in campo dall'AGID. Quindi abbiamo, con questo nostro nuovo sistema, adeguato alla normativa vigente, creato un sistema unico di gestione documentale, dando la possibilità anche di condividere determinate informazioni, riducendo i flussi cartacei in favore di quelli elettronici, razionalizzando anche gli archivi con maggiori livelli di sicurezza e gestione dei dati, anche con la reperibilità immediata dei dati. Voi considerate che tutte le applicazioni che noi abbiamo, in taluni casi, ognuno di queste applicazioni conservava quelle che sono le documentazioni che vengono inviate dal cittadino, dai patronati, dagli utenti che condividono con noi questi flussi telematici. Dare modo di ottimizzare anche i nostri archivi, abbiamo razionalizzato questi, creando quelli che sono degli archivi documentali centralizzati. Quindi, anche in seguito alla forte telematizzazione che c'è stata agli inizi tra il 2009 e il 2010, quindi tutte le domande telematiche che arrivavano e la digitalizzazione dei processi, abbiamo fatto in modo che questi documenti, anche in funzione delle procedure, delle prestazioni che poi dovessero essere rese disponibili dalle sedi e quindi al cittadino, sono state accentrate nel nostro sistema di gestione documentale, facendo in modo che, dove necessario, le documentazioni comuni potessero essere utilizzate anche dalle altre applicazioni. E in questo contesto si inserisce anche quelle che sono le interfacce con l'esterno, le PEC, il servizio di contact center, gli sportelli. Sentivo dire alcuni le PEC devono essere protocollate. Beh, noi abbiamo deciso dall'inizio, anche per dare loro una maggiore valenza, di protocollarle tutte, sia in entrata che in uscita. Quindi noi attualmente ogni anno abbiamo circa un flusso sui 5 milioni di posta elettronica certificata in entrata e in uscita, che vengono poi canalizzate verso le sedi, verso le unità operative specializzate per poter dare riscontro a coloro che ci scrivono, e anche razionalizzando questi canali, questi flussi di comunicazione. Negli anni successivi, quindi diciamo 2012-2013, abbiamo avuto anche l'assorbimento di altri enti, quali l'INPDAP, l'ENPALS, l'IPOST. E anche in questo caso abbiamo cercato di ottimizzare e accorpare, accentrare quelli che sono i flussi documentali per rispondere alle varie esigenze dei cittadini. Come potete leggere anche qua, l'elevata complessità organizzativa e le diverse tipologie di prestazioni fanno sì che noi dobbiamo essere all'avanguardia con questo tipo di risposta verso sia il cittadino che verso le amministrazioni. Quello che poteva essere la criticità che avevamo quindi all'inizio con la deframmentazione dei vari archivi documentali e quindi regole non sempre precise, scarsa integrazione dei processi amministrativi, con l'attuazione del sistema unico di gestione documentale abbiamo cercato di ricondurle e renderle più chiare e disponibili anche sia agli utenti che alle nostre sedi. Logicamente abbiamo dovuto definire delle regole e degli strumenti archivistici per la gestione documentale. Questo è stato condotto di comune accordo con altre direzioni centrali di prodotto, a cominciare dall'organizzazione, alla direzione patrimonio archivi, che si occupa degli archivi cartacei, e adeguando anche l'architettura del nostro la tecnologia del nostro sistema informatico. Ultimamente il nostro sistema di gestione documentale, oltre che
rendere disponibili agli utenti queste informazioni, abbiamo cercato anche di, per rispondere anche a quelle che sono le norme e quant'altro, applicando logicamente un sistema di titolario, abbiamo cercato di adeguare il tutto e cercare di far parlare fra di loro anche i vari sistemi. Quindi dal sistema di gestione documentale abbiamo studiato in seguito un titolario unico. Questo perché? Perché se nelle nostre sedi avevamo già un titolario unico, logicamente per le attività che queste svolgono, nelle direzioni centrali e nelle direzioni regionali avevamo, essendo appunto sganciate fra di loro, ognuna poteva avere un sistema di titolario differente. Abbiamo compiuto un grosso sforzo per avere un titolario unico che logicamente ci ha dato manforte per poter portare sull'intero territorio questo sistema di scambio e interoperabilità fra le varie strutture. Abbiamo revisionato e unificato anche il massimario di conservazione e scarto e logicamente redatto sia il manuale di gestione che il manuale di conservazione a norma, anche perché in seguito alla messa in produzione del sistema di gestione documentale abbiamo adeguato anche un sistema di conservazione a norma, dove dal sistema di gestione documentale possiamo mandare in conservazione quelli che sono i documenti necessari. Abbiamo già portato in conservazione quelli che sono i documenti obbligatori, quindi il registro di protocollo giornaliero e le fatture elettroniche. Quindi noi giornalmente portiamo in conservazione questi registri. Questo fa sì che le registrazioni che noi effettuiamo sui sistemi documentali abbiano anche quella valenza di sicurezza, in quanto non potranno in alcun caso essere modificati da nessuno. E il portare in conservazione ogni sera questi documenti fa sì che non si possano modificare o manomettere anche praticamente, non c'è modo di farlo. Allora, logicamente questo cambiamento ha avuto anche un notevole impatto sulla nostra sui nostri colleghi interni. Per fare questo abbiamo avuto anche dei percorsi formativi e soprattutto dei percorsi online. Abbiamo messo a disposizione dei colleghi una serie di manuali, una serie di video sul nostro sistema interno di social network Agora, che abbiamo creato all'interno all'inizio del 2010-2011 proprio per questo scambio, per questa condivisione di informazioni all'interno dell'istituto. Quindi dando anche con questo supporto all'utenza interna. Quindi, come vi dicevo, abbiamo raggiunto questi obiettivi, abbiamo creato un sistema unico e centralizzato per la gestione del patrimonio documentale dell'istituto, inviamo in conservazione i documenti per legge attualmente necessari, quindi registro di protocollo e fattura elettronica, nonché anche altre documentazioni che siamo in fase di studio per poterle portare in conservazione, dove questo sia anche necessario dal punto di vista sia legale che per opportuna esigenza dell'istituto. Prossimi obiettivi, scusate, ecco qua, questi sono i numeri del nostro sistema di gestione documentale. Abbiamo dal 2017 al 2018 aumentato i flussi che abbiamo circa 40-50 milioni di documenti in entrata e in uscita per quanto riguarda i documenti protocollati e circa 500.000 fatture elettroniche annue tra il 2017 e il 2018 e, come dicevo prima, siamo attestati su una crescita di posta certificata protocollata intorno ai 5 milioni di documenti all'anno. Attualmente abbiamo queste altre attività in corso per completare quelli che sono i processi. Abbiamo l'integrazione con i processi, una gestione dei flussi ibridi integrandoli con i sistemi di flussi di postalizzazione.
E abbiamo anche all'interno del sistema di gestione documentale gli strumenti di firma digitale. Infatti già attualmente è in fase sperimentale un sistema, alcuni flussi digitali che viaggiano completamente in digitale e completamente sul sistema di gestione documentale. E stiamo predisponendo la gestione informatizzata degli archivi cartacei di deposito. Questo, come dicevano alcuni colleghi durante i vari interventi, per dare anche una risposta a quelle che sono le gestioni dei nostri archivi cartacei, quindi applicando anche il massimario di conservazione scarto agli archivi cartacei, oltre che all'archivio digitale, anche perché occorre sì gestire quelli che sono gli spazi di archivio cartaceo, ma anche l'archivio digitale non è da meno, visti i flussi che stiamo avendo in questi ultimi anni. Quindi stiamo adeguando man mano il nostro sistema di memorizzazione dei vari flussi documentali, e che è abbastanza impegnativo, anche perché ogni anno ci occorre fare una valutazione di quelli che sono gli spazi a nostra disposizione per poterli adeguare alle varie esigenze che sono in fase di costante crescita. Io, se ci sono domande, perché avrei terminato questa esposizione della nostra esperienza, diciamo che ci potrebbero essere ancora tante cose di cui discutere, ma molte di queste ci sfuggono. Durante l'intervento degli altri collaboratori mi venivano in mente tante cose, ma logicamente vedo che il tempo è tiranno per quanto riguarda queste discussioni. Comunque, se volete scrivere o altro, noi saremo a vostra disposizione per ogni segnalazione o altro. Vi ringrazio dell'attenzione. Giuseppe, grazie mille anche da parte. Cedo la parola. C'è qualche domanda. In particolare quando poi si assiste a presentazioni di esperienze così ampie e interessanti, viene posta generalmente una domanda che anche in questo caso non è sfuggita: quante sono le risorse economiche investite per un progetto come questo? Perché se puoi rispondere, e chi è il fornitore del sistema? Il fornitore del sistema non è... Noi dal punto di vista architetturale il sistema è gestito internamente all'istituto, quindi è tutto gestito all'interno dell'istituto. Abbiamo dei collaboratori esterni che ci aiutano nello sviluppo del software, questo sì, ma per quanto riguarda la gestione è tutta interna, è tutta fatta in casa con l'integrazione la collaborazione di tante collaborazioni esterne molto valide. Riguardo ai costi, purtroppo io non vi so dare una cifra perché non rientra tra le mie conoscenze e competenze questo tipo di informazione, quindi darei proprio dei numeri. Okay. Che non è il caso di dare. Allora, comunque, anche magari se lo vuoi mettere mentre io chiudo, se vuoi rispondere in chat invece col link al manuale di gestione documentale e credo anche quello di conservazione, non ho capito bene la domanda, link del manuale gestione e conservazione documento informatico, credo che Ciro Spataro si riferisca al manuale di gestione documentale e al manuale di conservazione. In ogni caso, se vuoi rispondere direttamente in chat e dare loro il link, penso che sarebbe utile. E per chiudere, purtroppo appunto siamo veramente alla fine, so che Agide si è il link purtroppo al momento non ce l'ho. A Patrizia, a Cristina, a Gaetano e anche a Pietro, mi dispiace che la sua presentazione sia stata interrotta così bruscamente, non abbiamo purtroppo il tempo per concluderla. Chiederei un rapido giro se vogliono intervenire i colleghi di Agid. Patrizia, ti vuoi collegare? Ci sei? Sì. Un rapido giro di chiusura. Scusate per l'inconveniente prima, comunque diciamo tutta la presentazione ovviamente saranno sul sito dell'evento, quindi
e siamo a disposizione per tutte le ulteriori domande che potreste mandarci. Noi cercheremo di rispondere con questa modalità perché sono veramente tante e quindi per cui diciamo non c'è proprio il tempo materiale per farlo. Volevo ringraziare il collega Pucci per la disponibilità che ci ha dato di portare questa importante testimonianza perché insomma è veramente un fiore all'occhiello nella pubblica amministrazione, quindi era veramente diciamo, indispensabile poter far vedere che insomma, queste cose si possono realizzare e si possono fare, cioè anche per noi è un messaggio di speranza in qualche modo. E quindi niente, diciamo, ringraziamo anche tutti quanti perché veramente non pensavamo di avere tutto questo seguito e questo interesse e speriamo insomma di poter rispondere diciamo, in maniera opportuna a tutto quello che ci avete chiesto, visto che insomma, le domande spaziano un po' su tutti i temi e quindi diciamo, faremo del nostro meglio per darvi soddisfazione. Arrivederci e grazie. D'accordo, allora grazie tante, grazie a tutti e speriamo alla prossima, presto. Arrivederci. Grazie.